In un settembre denso di matrimoni VIP, ha detto sì anche Martina Stella. La bionda attrice fiorentina ha sposato Andrea Manfredonia, procuratore sportivo con cui fa coppia dal febbraio 2015, sabato 3 settembre, in una bellissima chiesetta di Sutri, in provincia di Viterbo. Nozze blindatissime, come da copione, per la diva lanciata 15 anni fa dal film L'ultimo bacio. Pochissime le foto diffuse, ad ora, dalla cerimonia che ha unito per sempre lei e l'amato. Matrimonio semplice, ma al contempo sfarzoso quello di Martina Stella, che ha deciso di affidarsi al re dei wedding planner Enzo Micio. La chiesetta, situata in un bosco, è stata impreziosita con addobbi di fiori bianchi. Dopo la cerimonia, gli sposi hanno festeggiato una bella villa a Sutri di proprietà della famiglia di Manfredonia, dove lui e Martina hanno trascorso tante vacanze insieme. Semplice l'abito bianco scelto dalla Stella, disegnato da Alessandro Angelozzi. Tra gli invitati, anche il costumista Giovanni Ciacci. In passato, Martina Stella ha avuto relazioni con Valentino Rossi, la Puelcan e Primo Reggiani. Nel 2012 è nata la figlia Ginevra, avuta dall'ex compagno Gabriele Gregorini. Il grande amore, però, Martina l'ha trovato in Andrea Manfredonia, di cui ha detto: "È la prima volta che un uomo mi fa pensare in maniera seria e matura a questo passo. Bellissimo il momento", rievocato in un'intervista a chi poco prima delle nozze, in cui Andrea ha chiesto alla Stella di sposarlo. "Era nell'aria, ma non me l'aspettavo in quel momento specifico. Ero stata chiusa in casa una settimana con Ginevra e con la varicella, e quando Andrea mi ha chiesto di uscire a cena ho pensato: Dio, vorrà dirmi che lo sto trascurando. Pensavo a un'uscita molto sportiva, ero in jeans e struccata. Invece mi ha portato in un bellissimo ristorante con terrazza meravigliosa sui tetti di Roma, mi ha fatto un lungo discorso e alla fine mi ha dato l'anello. Ho detto subito di sì. Ora, tutti sono in attesa del primo figlio della coppia, ma ci sarà da attendere ancora un po'. È un nostro desiderio e, se Dio vorrà, lo coroneremo. Non subito, ma neanche tra 10 anni. Aspettiamo per delicatezza nei confronti di Ginevra. Chi se ne frega?